Ok. È già uscita la patch? No, esce domani. Ne stavamo parlando in previsione. Giocherà mai Fizz la serata? Non lo so, Kisho. Per il momento no. E poi la serata con champion come Fizz, Twisted Fate, va messo la Lich Bane a un certo punto. Infatti prepareremo la grafica per quella e per la Salamandra build. Perché hai tutti questi spec? Cosa mi sono perso? Ciao Sweet, perché stasera abbiamo fatto una live con Fieric. Sono andato ospite lì. Va bene, comunque farmiamo che ho già missato tutti i minion. E non va bene questa cosa. Lasciami farmare, signor Malphite. Bene, ti sparo. Vabbè, lui ha meno minion di me. Vabbè. Questo flash l'ha salvato. Però adesso lui non ha il flash. Giusto, ragazzi. Ma si è ripreso la passiva. Abbiamo fatto l'angolo rotture, quindi Sweet può immaginare cosa succede dopo un angolo rotture fatto bene. Ho tanta voglia di ucciderlo. Peccato perché non ho l'ignite. Potrebbe arrivare un gank di Amumu. Stiamo attenti, meglio guardare. Un altro punto però sulla Q. Oh, spazzato per bene. Spazzato via. Very nice. Malphite. Mi sa che Malphite vuole andare a P, no? Ma... Hey. Contro Graves ti toccherà prendere un pochino di armor se non vuoi esplodere per tutta la partita. Con l'esplodi build. Showmaker dying. Sa che non erano molto contenti di loro, i suoi compagni di Malphite Mid. L'hanno chiamato Showmaker. Ciao Tuzia, ciao Freddy, benvenuti a tutti quanti ragazzi. Grazie a tutti quanti per i follow. Mi fai andare back? Sei un pezzente, sei un bastardo. Beh, allora forse lo uccidiamo di nuovo, non penso. Qualcuno in chat si è appena fatto esplodere. E c'ha il Ignite. Unlucky. Cioè, unlucky per il mio flash. In realtà è andata molto bene. È stato un bel outplay. È stato un bel outplay. Merita un bel replay. Fa pure rima. Perfetto. Ok. E adesso noi andiamo con l'esplodi build. Ci piace sempre tantissimo. Addio cugino, ciao Eco86, buonasera. Come stai, Eco? È tanto che non passavi. Finalmente sei tornato. Ti ho visto oggi un po' da Rick. Come stai, Eco? Sei ripreso? Stai bene? Ciao, ciao, grande Eco. Salve, ormai tu, Eco, sei una leggenda del mio canale. Ti ricordi? L'anno scorso eri uno dei membri più attivi. E poi ci sei mancato un sacco per tutto l'anno. Infatti, la gente ti ricordava. Come vedi, ti salutano tutti. Sei mancato un sacco. Poi, quando vuoi, e ci siamo. Per i re, come fai a crearli? Sono un sacco curioso. Mi chiedono tutte le live. Vabbè. Comunque, è un programma, quello che uso per streamare, che ha anche delle funzionalità in più. Molte persone usano Streamlabs OBS, che non ha queste funzionalità. O meglio, penso che ce le abbia, però non così complete come OBS Studio che uso io. Bel flash sul posto, perfetto. Ah, grazie a Mumu di averci mostrato un po' di bronzite, no? Perché ovviamente siamo qua proprio per vedere anche questo. Siamo qua per vedere la bronzite acuta. Il flash sul posto per confondere il nemico, un po' come quando giocavi a Dragon Ball che dovevi schivare le Kamehameha e premevi il cerchio su Dragon Ball Tenkaichi. E ti faceva tipo il teletrasportino e tu schivavi la Kamehameha restando tipo fermo sul posto, una roba del genere. Non mi ricordo più nemmeno l'abilità, c'era l'immagine residua, no? Mi ricordo una cosa del genere. Ma io sto fermo in autoattacco, vediamo che succede. Sa che Amumu ha deciso di fare il picchio.
Tira dritto. Col metodo del picchio si tira dritto. Dritto per dritto. Vai, vediamo un po' che succede. Man, one assist. Oh, poverina. Non ho pensato a lei. E mannaggia. E vabbè. E niente. Mi sono dimenticato di aiutare Lilia con gli assist. Che persona cattiva che sono. Non ho pensato al mio compagno. Sera, è un piacere seguire anche te adesso, grande Asdru. Benvenuto. Ciao cugino, domani non ci sarò perché devo dormire, che il giorno dopo ho l'esame di recupero di tedesco. Ma tutti devono dormire ogni giorno, quindi... Ah, quindi devi dormire domani, ok. Buonasera cugino, 400 spettatori, cavolo. Ciao Jambar, sì, buonasera. Benvenuti a tutti ragazzi. Giorno 2 che non tocco LOL, bella la luce. A posto, a posto. Oh! Questo suono mi piace un sacco. Uccisione nemica? Dici che la partita durerà di più. Eh sì, se no sono sempre partite in cui ho tutto il team che vince. Al 6 ragazzi. Alla ulti. Questo qua. Oh sì. Fammelo sentire. Il roccione. Gold reset. L'abbiamo gold resettato? Sì. Da 0-4 a 1-4 mi piace. Il sassone mi ha fatto sentire. Mi porti Shaco Explodi Build. Vai, codice, continua così. Poi c'era anche Tempesta e Chocobo. Non mi ricordo cosa stessero chiedendo loro. Se qualcuno ha delle richieste, voglio vedere un determinato champion, o accumulate 30 giorni di fila in cui mi chiedete quel champion e li contate voi, oppure li conto anch'io perché ovviamente mi potreste fregare, oppure donate 5 sub e scelgo quello che volete, ecco, i soldi. Ovviamente si scherza, no, però ovviamente lo faccio davvero, nel senso che l'altro giorno mi ricordo cosa avevano fatto Luca97 e l'Agolico, e hanno donato 70 sub a testa per arrivare ai 1000 sub donati. E allora ho detto, vabbè ragazzi, picco quello che volete, perché non si può non onorare un supporto del genere. Quindi bravo. Giorno 1 che chiedo Sona Crit. Vai, mi piace. La determinazione, la persistenza e il supporto. Le qualità per ottenere ciò che si vuole. Dai, facciamo la torre. Oh, ma il range della torre! Ma io pensavo di essere uscito dal range. Ma porca puttana! Va bene, l'ho intata. Altro gold reset? No. Fast recall? No. Cazzata. Bronzata? Sì. Ero un po' abbronzato, ragazzi. Ero abbronzatissimo. Giorno 1, Yumi Kraken Slayer. Dexter, già l'ho fatta. Punto esclamativo YouTube. Sul mio uncut c'è già. Ho fatto 28-0 con Yumi critico. È stato un game epico. Gioca Zoe, dai, scherzo, non sono così sadico e cattivo. Cos'è sta LP? LP sono gli LP. La valuta del canale. L'ho vista ma volevo rivederla. Ah, ok, Dex. Ma cosa? Come si permette? Signor Malphite? No, cosa sta facendo? No. Un secondo, ragazzi. Qua è successo un po' di bordello. Signor Luca97 Gavio ha deciso di donare. E 10 sa. Davvero. Niente, non sono riuscito a fare 1v2 però. Molto triste questa cosa. Grazie mille Luca, grazie mille di questi sub. Benvenuti a tutti i 10 sub a cui è arrivata la Sabina. Chi sono? Il rega fra voi, Ricky, Gel, Dottor Nex, Pretor, Davide025, Softy Tate, Unartic, Radio Frank e Born to Survive. Benvenuti ragazzi. Porca puttana, sono morto. Ma Swain è fidatissimo. Ma ecco perché sono morto. È 6-0. E chi cazzo l'aveva visto? Daremo un occhio di riguardo al signor Uccello. Ci ha dato l'uccellone, ragazzi. Donate in uno a me, Mr. Gazza. Calma, non si preoccupi. Piano piano. Basta leggere, granchio. La lettura ti rende forte, fidati di me. Malphite è bello grosso adesso, eh.
Dobbiamo stare attenti al 6-0. Madonna, sto sciacco è 1-4. Assolutamente brutto questo sciacco support. Prima mi ero abituato bene ad avere un bello sciacco support. Ma questa... può vedere. Ciao cuginone, ti consiglio un botto Jacksup. C'è uno che ci ha fatto 50 kill. A parte gli scherzi, buonanotte. Ah sì, Duki Dave. Allora io ti consiglio Jax con lo porca build. C'è uno che ci ha fatto 64 kill. Eh sì. Lo conosci? Sai che non l'hai mai visto. Tutti mi consigliate Jax AP perché non conoscete Jax con lo porca build. Male, male, male. Male, male, male. Ho fatto 64 kill con Jax. Record, direi. Allora, lui può shottarmi? In certo mi fa molto male. Se prendo anche l'aggro di torre è ancora peggio, ovviamente. Boom! Esplodi col mio cannone. No, cos'è? La mia doppiettona. Cosa cazzo è? Vabbè, è un'arma. Sembra quella per uccidere gli zombie su Call of Duty. Jax o porca non è un troll pick. Ok. Oh, perché nessuno lo gioca come lo gioco io? Forse lo è. O magari non lo è perché ormai è diventato meta. Ehi, ciao. È come dire, ma il fight AP non è un troll pick. Ah no? Ah no? Solo perché adesso è diventato meta? Mmm. Serie di uccisioni del nemico. Jax si giocava sempre con la lama del re, quindi non mi venite a dire che la mia build non è troll pick, perché l'ho sempre fatta e è sempre stata troll pick. Solo perché magari adesso è meta e allora non vuol dire. Io faccio la stessa domanda che ho fatto al signor Pieri. Cosa ne pensi di Aurelion Sol bot? Che mi fa schifo. Già Aurelion Sol, figurati bot. Mi spiace, Samurai, deludere è la tua speranza, ma sarò onesto con te. Spero tu possa apprezzare questa onestà e questa diretta. La tua squadra ha distrutto una torre. La corazza delle torri sta per cadere. Siamo 13 a 12, bene. Siamo indietro. E possiamo solo migliorare la situazione, no? Facciamo schifo. Abbiamo solo... non possiamo fare ancora più schifo. Si può? Forse in alcune case è possibile. Sono ancora troppo tardi. Ehi, ciao! No, me l'hai rubata! Sono molto triste, Lidia. Però spero che questa kill ti possa portare con... mentre i miei compagni combattono. Non sono riuscito a fare nessuna kill. Vediamo se riesco a uccidere questa. Sì. Peccato, volevo prendermi la kill su Swain e farmi un bello shutdown, ma è andata male. È andata male, male, male. Ok. Back. Questo mi sembra proprio un bel posto dove andare in base. Ciao Kevin, ciao Alvin, ciao Olismo. Benvenuti ragazzi, benvenuti a tutti quanti. Not really you, you've been top for the last 10 minutes. Guarda come si lamentano sempre. Si lamentano sempre. La prossima volta devi recalare in fontana, ci proveremo. Mentre i compagni combattono, cugino fa il frago alla jungle gaming. Come faccio sempre questa cosa. Che pensi di Fragola? È un bravo jungler. Un bravo ragazzo. Ah, è davvero bravo. È molto simpatico anche come carattere. Che è la cosa più importante per me. Come fai ad essere così calmo, Rap? Io sono sempre calmo. Non... boh. Perché dovrei essere agitato? Scusa, se fossi agitato sarebbe molto peggio, no? Quindi sto sempre calmo. È tempo di litigare con un altro streamer. Paolo Cannone. Paolo Cannone ha abbandonato League of Legends praticamente, quindi... capisci già che persona è. Mamma mia. Va bene, penso che basti. Ovviamente ragazzi, voi non potrete mai sapere se sono serio oppure no, perché è il dissing e devo dire una cosa brutta. Quindi chissà se questo stronzo mi vuole ultare oppure no.
Il tra? Mannaggia. Ma io mi ero già allontanato. Puttana. E vabbè. Non bastava il range, no. Cugino, buonasera. Però ero stato un po' in. Oggi sono entrato su LoL e ho visto una coda di 8 ore per fare una partita pick up. Ho quittato, ma non l'ho mai fatto io e adesso devo lasciare il computer acceso fino a domani. Va bene, Nuvolari. Allora faremo così. Lo so che non ha quittato del tutto, però ragazzi, gioca più ad altro che a LoL. Questo era il mio concetto, però non vi preoccupate, che tanto è un dissing così goliardico per gioco, ci vogliamo bene. Sto usando anche una skin che gli assomiglia, dai, ma su ragazzi. Visto che a non ti piace Thresh almeno, Thresh sì. Però si scrive con 2H, eh. Io devo andare a dormire, buonanotte a tutti, buonanotte Granchio, allora alla prossima. Mordekaiser full attack speed. Se lo fai con la salamandra build va bene. Il top level di dissing è giocare con quella skin e fiddare all'infinito. No, no, niente ragazzi. Bene così. Ok. Dai che voglio la prima torre, che l'abbiamo già fatta, ma facciamo finta che sia la prima. Ci crediamo. Guardiamo qua. Andiamo botlane. Ok, arriva il Malphi, ma il Malphi non ha... Mamma santa, quanto è veloce! Avete visto? Ma ste montagne sono così veloci? Ma perché c'è una pandemia in chat, tutti che vengono bannati? Che cazzo sta succedendo? Ragazzi, siete ancora vivi? Siete vaccinati da questi moderatori che vi bannano? E basta, vieni qua, roccia di me, io odio questa montagna. Proprio, guarda lì, guarda che schifo. Ti prendo, eh. Affanco. E dai. Un alleato è stato ucciso. Doppia uccisione nemica. Hai ucciso il nemico. Stai zitto. Surrendiamo anche, va bene. Ce l'ho fatta a ammazzare questa cazzo di roccia. No, 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 fammi andare back. No. Infami minion. Boom, è il momento di esplodere. Il cannone di Graves. Vi presento Graves con l'esplodi build. Ecco qua. Hanno girato l'angolo. Uff. Spariti. Se volete sapere che build sto facendo, punto esclamativo esplodi build. Buonasera Girus. Mi chiedevo proprio di te. Chiedevano di te oggi sul mio Discord. Bella presentazione per i nuovi spettatori. Sì, questo è Graves. E questo è l'esplodi build. Mayamumu is Iron 4. Vabbè, ottimo. 7 kill e perdo il pronostico. Cos'è la salamandra build, Diego? Io lo chiedevano anche su un gruppo Facebook, ma hanno mandato lo screen, ho pure risposto. È una build che si fa su alcuni maghi e su alcuni troll pick. Con la sagoma lambda, anche detta salamandra. Punto esclamativo build per quella. Non c'è una grafica, ma trovate tutto. Io la uso su Diana, su Xin Zhao, si può usare su Kyle e su Gwen, anche se penso sia proprio la build base. Un alleato è stato ucciso. E l'ho usata anche su Irelia P, si può usare anche su Jax, su Jax funziona tutto. Ecco qua. Dov'è il mio ranocchio? Ci hanno disturbati, amore mio. Eccomi qua, tutto tuo. Sagoma Sassi. Serie di
No, hanno ucciso il mio capriolo. Adesso arrivo, capriolo, ti vendicherò. Ti vendico la vita. Bene. Benissimo. Good job, Shaco. Good job. Me lo ricordavo diverso. Ah sì, 3400 gold. Mi mancano più di 1000 gold per l'Infinity. Dovrò aspettare. Ok. Vediamo che qui spariscono tutti. Non l'ho preso, mannaggia. Andiamo top lane. Qui qualcuno vuole una mano. Ma... ah, poi torna qua, cioè flash via da me. Vabbè. Ammetto la morte. Contro una ulti che ti rende invulnerabile. Non potevo fare nulla. Ammettiamo la morte. Forse con un attacco base l'avrei uccisa, però stavo cercando di fare la ulti anch'io. Ciao Dachidei, buonanotte allora. Mi raccomando, vatti a vedere il video di Jax con lo porca build dove ho fatto 64 kill. Così vedi come l'abbiamo fatta. Mi ero pure truccato per l'occasione e avevamo fatto una... cioè era una challenge in realtà. Luca97 Gavi aveva fatto una challenge che è diventata molto distruttiva. E avrebbe donato una sub per ogni kill fatta. E quindi abbiamo fatto 64 kill. Ma ne ha donati più di 120 di sub. Quanti erano? 140. Se volete sapere come mai, andatelo a vedere. Ok, vado dal blu. Un po' sgravata questa build su Graves. Su qualsiasi campione lo giochi, in realtà. Per la lista dei campioni, punto esclamativo esplodi build. Verrà aggiornata presto con anche Graves e altri campioni che ho già giocato. Ok. Drago in 40 secondi, mi piace. Ulti ogni 46 secondi, mi piace. Che lavoro fa Luca per avere tutti questi soldi? Un lavoro. Cosa che qua in chat forse nessuno fa. No, si scherza ovviamente. Ricordi quando eri all'inizio? Te lo dicevo che saresti cresciuto. Vai, cocciolla, davvero? Eppure tu non ci sei mai. Grazie, cocciolla. Anche se forse adesso esploderò, ma lo farò bene. Porca vacca, si sono cascati nella mia trappola. Li ho attirati verso la morte. Grazie per l'insalata. Sono ancora vivo. Ai ai ai, non è bastato tutto quello per fermarmi. Pensavo che Malphite non l'avesse la ulti, per quello non l'ho flashata instant. Ero convinto l'avesse usata prima. Comunque, molto forte il cacciatore famelico, il Ravenous Hunter, perché c'era in inglese, su l'Explody Build. Penso sia più forte dell'altro. L'altro è utile perché se vuoi proprio fare il meme di avere molto più spesso anche la ulti e tutte queste cose qua, è forte, divertente. Però con questo almeno sei proprio immortale. Quindi lo aggiungeremo alla grafica. Domani facciamo lavorare codice. E lui è felice, ovviamente. Ci sono ma non parlo, tutto qui piccolo. Grazie, cocciolla. Allora va bene, grazie mille. Di questo sostegno morale che mi hai dato dall'inizio. Il cugino che ci dissa? No, non disse nessuno. Io vi voglio bene. Disso solo chi mi fate dissare voi. Le 20 kill le fai? Eh no, non le facciamo, sorrendano prima. Però... oddio, che danno! È esplosa come una puttana. Sapete perché? Sapete perché Malphite non mi ha ucciso? Eh? Perché non mi vedeva! Sapete perché non mi vedeva? Perché avevo la Draktar! Poi vabbè, mi sono fatto ittare da Varus, ma... grande Draktar oggetto top per la Lethality. Tipo tra gli oggetti mitici di Lethality, la Draktar. Ragazzi, tra questi tre
la Dractar regna. Proprio top. Oh, Duck Dave. Allora sei ancora qua. Vedi che non sei... Non ce la fai. Basta, ti abbiamo intrappolato. Ti stiamo intrattenendo qui con noi. Grande Ducky. Oh, poi guarda, mi raccomando. Non so se mi avevi già risposto. Te lo ripeto. No. Seguirei molto le tue norme lavorative. Mi sa che hai ragione, forse uno su mille scherzo forse. Sì, dai ragazzi, fa per ridere, voi state al gioco, ridete con me, fate un bel sorrisone in chat. Fate due punti, chiuse parentesi, beh, il sorriso, voglio uno spam di sorrisi se siete felici come me. Mi sono perso un pezzo, eh no, ti dicevo appunto di vedere il gameplay di Jax con le 64 kill che ho fatto. Rap è troppo intrattenente, come si fa? Oh, che dolce codice. Però anche i miei nemici sono intrattenenti. Vedete, anche lui è la Dractar. È una build un po' caso. Guardate qua. Dractar. Ma mi ha quello Runan. E io pusho questa e me ne vado. Me la do a gambe. Ah no? E distruggo qua, eh. Mi distruggo. Sto entrando. Entro. Ciazzo le mot. Per un minuto. Sta entrando Graves. Qualcuno arriva a difendere. Mi ha chiamato la montagna. Dai, gliela lascio così l'inibitore. Mi va a distruggerlo. Salvo. La tua squadra ha distrutto una torre. Sono giocato la carta porta. Oddio no, avevo ancora l'attacco base. Cosa facciamo adesso, Varus? Una Mumu e tankosino. Facciamo a Mumu e andiamo sugli altri, se no. Cazzo, ha recuperato un sacco di vita questo Swain. Se no lo uccidevo, diventavo invisibile e poi ammazzavo tutti gli altri. Hanno tanta armor, sti stronzini. Ma il fight ce l'ha di base. Lui ha tanta armor. Lui cosa sta comprando? Va di Zonia? No, non va di Zonia. Però non lo sciotto, mannaggia, non lo sciotto. E a me non piace. Il dottore, grazie del follow. Benvenuto dal dottore. Prego non fare kill. Come no, amore? Perché no? Ah, perché sono a 19. Jax porta build fortissima, la build l'hai fatta tu. Eh sì. Ucciso perché la ulti raddoppia la vita ottenuta. Sono tipo 5 o 6 anni che faccio quella build. È cambiata con gli oggetti, ma la sostanza rimane quella. Allora, mentre tutto il mio team crepa. Oddio, forse Lilia fa un'azione spericolata, vediamo. Peccato. 19 non va bene, eh sì, il 9 mi sta... Infatti sono morto subito appena ho fatto 19 kill. La maledizione del 9, ragazzi. La maledizione del 9. Sbunzius, me l'hai trasmessa tu, eh? Porca puttana, peggio del COVID. Sì, guardate qua. Questo è il vostro drago che non prenderete. E mo? Che sculato. Com'è che non muoiono mai? Madonna quanta vita aveva. Raga, ma per fortuna lui ha comprato l'anatema ma non me l'ha messo. Per fortuna. Ha giurato di dedicare la sua vita alla distruzione. Ciao, Kpiti. Oh. Torno lì, tanto la ulti di nuovo. 27 secondi. Ah. Benvenuti.
Il one shotino è arrivato. Slowato. Slow con l'attacco base? Sì. No, scappa e non mi dà la penta. Mannaggia. Vabbè, la contiamo come un official penta. È sparita sta roccia, proprio pff, la doppietta in faccia, ragazzi. La doppietta, ma quanto fa male sto fucile a pompa. Penta kill a pompa, benissimo. Pompa kill. Mi piace. Vabbè dai, non è stata proprio una penta. Mi è stata scammata da Malphite che è scappato via come un treno. Un missile. E vabbè, ci crediamo noi. Facciamo che nel nostro cuore è penta. La tua squadra ha distrutto una torre. E niente, abbiamo vinto. Chi ha vinto? Hanno vinto i miei compagni. Per 9 Tisamum GG so cringe. Cioè bisogna riportarlo perché ha giocato male. Ma scusami, non esiste questa cosa. Non esiste il report per giocare male. Altrimenti qua sarebbero tutti bannati. Perché tutti quanti noi almeno una volta nella vita abbiamo giocato male, giusto? Non si può giocare sempre bene. Capita, anche i più bravi, tutti. È normale. Allora, chi onoriamo? Onoriamo Lilia che, insomma, anche se gli ho dato pochi assist, però ci ha creduto, il capriolo. S- con Graves, abbiamo preso il forzierone. Benissimo. Bello, bellissimo.